Il Teramo di Guidi spreca l'ennesima occasione per raggiungere velocemente la quota salvezza. Stavolta è il Montevarchi ad uscire col sorriso dal Bonolis in una gara dove Perrucchini, numero uno di casa, esce con la palma di migliore in campo. E questo è tutto dire. Bernardotto Rosso e D'Andrea non fanno assolutamente male agli arancio di mister Malotti, quest'ultimo capace di incartare tatticamente le intenzioni del collega Teramano. I primi minuti lasciano ben sperare, dopo appena 2 minuti infatti Arrigoni può sfruttare un appoggio del centravanti biancorosso, ma il suo destro è alto. Dopo 9 primi, su cross da destra, Bernardotto trova il tempo dell'impatto con la sfera, ma la frustata è imprecisa. Il Montevarchi va al piccolo trotto, ma appena si affaccia in avanti, passa. Punizione per la testa di Giordani, che anticipa una difesa immobile, con Perrucchini che tenta l'impossibile sul primo palo, ma palla che entra ugualmente. Montevarchi avanti e gara in salita. Al 17esimo addirittura Montevarchi che sfiora il raddoppio, Gambale controlla e tira in un attimo. Perrucchini è salvo. Il Teramo non trova spazio e allora ci prova da piazzato. Arrigoni trova Jacoponi, ma l'assist di quest'ultimo va a sbattere sul muro arancio che anticipa Bernardotto. Poco dopo, dalla sinistra, Mordini fa partire un cross pericoloso, ma giusto e attento, anticipando ancora il 9 del Teramo. Da destra ci prova Rosso che controlla e si accentra, ma il suo mancino va a spegnersi sul fondo senza impensierire giusti. Prima del riposo ancora pericolosi gli ospiti. Da lunga rimessa con le mani la sfera va sui piedi di Giordani che in acrobazia costringe Perrucchini al riflesso. In apertura di seconda frazione il Teramo rischia la frittata. Sulla pressione di Giallo, Jacoponi fa una figuraccia. Ci pensa ancora Perrucchini a stoppare le intenzioni di Gambale. La fiammata biancorossa arriva al minuto 53. Aziosmanovic controlla e penetra in area di rigore con precisione massima. Il mancino però trova solo l'esterno della rete. Teramo che produce il massimo sforzo. Dall'altra parte Jallov non si prende, soprattutto in contropiede. Perrucchini alza ancora il muro e sventa il tap-in di Gambale, già pronto all'esultanza. Ad un quarto dal 90esimo il Teramo ha l'occasione della vita. Il pallone dopo corner viaggia da destra a sinistra e grazie a un rimpallo vinto da Aziosmanovic va sul mancino di Bernardotto. Giusti si guadagna una cena dai suoi compagni. Il Teramo il pari lo troverebbe 2 minuti dopo. Ma Pinto viene beccato in fuorigioco dal primo assistente Brunozzi, che lo vede oltre la linea difensiva arancione quando il mancino chirurgico di De Grazia fa partire il piazzato da destra. Rivediamo a rallenti. Minuto 82, sale in cattedra Barranca, doppio slalom e appoggio per Amatucci. Perrucchini conferma di essere l'unico teramano in serata, mandando in angolo. Al minuto 88 ci prova Cisco in campo dal 21esimo della ripresa. Il destro è insidioso, ma Giusti, al pari di Perrucchini, si dimostra ancora portiere affidabile. Le speranze teramane si spengono definitivamente sul mancino di Cisco al 93esimo. Al Teramo stasera nemmeno gli applausi. Anzi, la squadra viene chiamata sotto la curva per raccogliere le meritate, almeno stavolta, critiche degli instancabili tifosi. Guidi è lì. Coi suoi ragazzi, inconsapevole forse di dover ricevere le rimostranze più aspre dalla tribuna centrale, proprio durante il cammino che lo porterà all'interno degli spogliatoi.